Bentornati a Ginnastico Mania. Lo sport non si può fermare anche se questo è un periodo molto difficile e molto particolare. Due allenatori della nazionale, Paolo Bucci e Tiziana Di Pilato, ci hanno inviato il loro materiale video per raccontarci come si stanno allenando le ragazze della Future Gym 2000 e come si sta allenando Desiree e Carofiglio. Loro le seguono da casa, hanno ricreato, anche se sono allenatori, sono anche molto tecnologici, una sorta di piccolo studio televisivo nel loro salotto e tutti i giorni, a partire dalla mattina presto, si collegano con le ragazze nelle loro rispettive case. Quindi seguono a distanza tutti i loro singoli allenamenti. Il materiale è molto divertente, lo vedrete, ci sono anche degli animali che scodinzolano, cani e gatti nelle varie case delle ragazze e si parla anche di cucina, guardate un po'. Ehi, guarda che è arrivata l'Alessia. Ciao, ciao Ale, buongiorno. Ciao. Ciao. Mi senti anche te, Ale? Sì. Tutto bene? Sì, sì. E dalla ginnastica passiamo alla pallavolo e chiacchieriamo ancora un po' con Oreste Cavuto, schiacciatore della nazionale di pallavolo. Casa tua, come ti sei organizzato dalla mattina alla sera queste lunghe giornate di autoisolamento? Così almeno prendiamo esempio da te. Sicuramente la quarantena ha stravolto la vita della maggior parte delle persone, perché prima si aveva una routine che poteva essere andare al lavoro piuttosto che ritrovarsi in palestra per l'allenamento quotidiano. E in questo momento ci siamo riorganizzati e la giornata tipo è sveglia verso le 8 e per affrontare la prima seduta nel mattino, che ovviamente si svolge rigorosamente a casa, e per poi pranzare, e il pomeriggio c'è un po' di tempo libero, e nel mio caso occupo questo tempo con lo studio, così mi approfitto di questo tempo per portarmi un po' avanti con gli studi. E poi la nostra società ha organizzato anche una seduta pomeridiana, che nello specifico è di cardio, dove si cerca di simulare il più possibile un allenamento di pallavolo, quindi con salti, spostamenti, corsa e tutto ciò che ti fa faticare, proprio per non perdere il ritmo che si aveva prima in palestra. Ovviamente non è la stessa cosa, perché allenarsi a casa gli spazi sono limitati, poi vi mostrerò qualcosa in questo momento come ci stiamo arrangiando per portare avanti gli allenamenti. Però ci vuole spirito di sacrificio e soprattutto per noi giocatori, per tutti gli sportivi che dove abbiamo. Gentili amici, ben collegati col vostro bisteccone Galeazzi. Scusate, mi sono messo questa vestaglietta che è la prima cosa che ho trovato perché non impegna, d'altronde dobbiamo stare a casa tutti in quarantena. E manco potevo andare più all'Olimpiadi, perché all'Olimpiadi sono stati spostati, ahimè, al 2021. E allora che famo? Che famo? Niente, date che a Berlino. Adesso il vostro bisteccone Galeazzi vi dà la dieta per tutti voi atleti, la dieta dell'atleta. Allora, partiamo subito con una bella colazione sostanziosa, perché ci vuole, ti fai un plum cake di uovo destruzzo, strapazzato, mi raccomando, con burro fritto, e sopra ci metti una bella crema al cioccolato e lenticchie che danno forza, mi raccomando. Ah! Il cioccolato usalo fondente, se no ingrassa. Andiamo avanti con la merenda di metà mattinata, me te fai una bella pizza con la mortazza e maionese e crema di peperoncino, perché così disinfetta il peperoncino. Andiamo al pranzo, ragazzi, il pranzo dell'atleta è importante.
abbiamo fettuccine al ragù di maiale che a sua volta si è bagnato un cinghiale con soffritto di burro e sugna che dà molta, molta forza. Ti piace la sugna? Bravo atleta! Poi te vai per secondo, sarcicci e fagioli neri con lardo di colonnata con contorno de polenta. È importante la polenta, ti piace la polenta? Ma la polenta non semplice, va bensì con broccoli e acciughe sotto sale e sotto sugna, perché il pesce serve sempre e fa bene. Andiamo subito al dolce del pranzo, che avete mai un bel budino di crema de nocciole e panna de latte de capra, che è molto più digeribile. Passiamo alla merenda, una merenda leggera, una brioche siciliana de ricotta, gocce de cacao e miele, e il miele è naturale quindi non fa male. Andiamo alla cena, amica atleta. Attenzione che bisteccone Galeazzi ti dà la cena. Allora avete mai delle lasagne destrutto, manzo, olio, pomidoro e melanzana fritta nel burro, perché la verdura ce vuole, è inutile se vi ha un giro, la verdura ce vuole. Poi di secondo me fai un bel timballo di cervo e anguilla ripassati in olio cottura, e mi raccomando ci vuole un po' di guanciale con la foglia di insalata, perché sennò ingrassi. Bisteccone Galeazzi saluta l'amica Chiara Sari e se vedevo la prossima volta. Dai ragazzi, che se va 2021 a Tokyo, andavo, boh, ma che ne so, mica dipende da noi, oh.